Siamo con Mister Mantuano. Allora, sicuramente non sono arrivati i punti, ma la sua squadra ha onorato al meglio l'impegno, facendo soffrire la capolista fino al 97esimo, un 3-2 che vi lascia con l'amaro in bocca, ma con tante indicazioni favorevoli. Beh, la squadra ha fatto una buonissima partita. Abbiamo trovato il clima giusto per poter giocare, un campo che ci permette di poter giocare e di poter mostrare quelle che sono anche le nostre qualità e capacità. Oggi abbiamo iniziato con 5 under sul campo, perché purtroppo tra lavoro e infortuni parecchi non riescono a venire anche fuori casa. Però i ragazzi ci hanno messo cuore, ci hanno messo grinta, ci hanno messo idee, hanno fatto una gran partita. Abbiamo tenuto testa alla capolista, che secondo me è la squadra più forte che ho visto in questo campionato, anche se oggi, anche per merito nostro, non hanno molto probabilmente fatto la loro miglior partita. Però si sa, quando ricominciano ad arrivare le ultime partite, i punti pesano e la testa anche non è libera, mentre noi eravamo più tranquilli e potevamo tranquillamente giocare e fare la partita. Quanto è stato importante l'aspetto psicologico? Effettivamente ho visto il Praia giocare sciolto e specie in apertura di gara a mettere in difficoltà sistematicamente il Marina di Schiavonea. Poi, nonostante la tensione, il Marina è uscito con i suoi pezzi pregiati, bianchi, brillante, però anche voi avevate sempre lì Andrea Forte, pericoloso, che ha messo il sigillo anche questa volta. Beh, è bello sentirsi dire certe cose perché vuol dire che si è notata la qualità della mia squadra e dei miei ragazzi. I ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto una gran partita. Vi ripeto, c'erano 5 under in campo e 5 in panchina. Io penso di avere i migliori under della categoria e ne vado fiero. Oggi, in un campo dove abbiamo trovato ospitalità, correttezza e tranquillità, hanno avuto la possibilità di poter esprimere le loro qualità. Avete battuto sia lo Schiavonea che il San Marco, e questo è un bel, diciamo, secondo me, primato da conservare stretto perché sono le due battistrada di questo campionato. Ma sono due squadre secondo me diverse, più fisica, più determinata magari nell'arco dei 90 minuti il San Marco, ma lo Schiavonea forse ha un po' di tecnica in più. Io ho seguito le partite del San Marco in casa, prima che giocasse contro di noi, e ho seguito 3 o 4 partite dello Schiavonea. La differenza sostanziale sta in quello che hai detto tu. Il San Marco è molto fisico, sta sempre sul pezzo, sta sempre là, gioca molto sulle palle inattive, c'è Gagliardi in mezzo al campo che è un buon costruttore di gioco e fa la differenza. Lo Schiavone ha un collettivo secondo me superiore, tecnicamente, gioca bene, quindi sono due squadre costruite molto diversamente, però a me piace il bel gioco, a me piace lo Schiavone. L'importante è aver fatto comunque il nostro dovere sia con una che con l'altra. A noi piace giocarle le partite, non piace regalarle. Grazie a Mister Mantuano, in bocca al lupo per questo fine di campionato. Grazie, gentilissimo, alla prossima.